No, determinante perché è la partita più importante, perché è sempre la prossima quella dove noi dobbiamo concentrare tutte le nostre energie e tutte le nostre risorse, perché ci sono 3 punti in palio e lasciarli per strada non hai più la possibilità di poterli recuperare. Quindi, come cerco sempre di inculcare nei miei ragazzi, per noi deve essere sempre come se fosse l'ultima gara, quindi giocarla al massimo delle nostre possibilità. E poi alla fine azzeriamo tutto e ricominciamo a pensare alla prossima. Questo deve essere il nostro modo di pensare, soprattutto contro, credo, uno degli avversari più difficili da affrontare, che il Frosinone penso sia, insieme al Carpi, una delle più gradevoli sorprese del campionato. È una squadra che offre un calcio molto essenziale, fisico, di grande intensità, di pressione continua in tutte le zone del campo, quindi veramente dovremmo fare una partita perfetta domani se vogliamo uscire dal campo con un risultato positivo. Massimo, al di là del modulo iniziale che lascia il tempo che trova, ovviamente una volta entrati in campo, una volta iniziata la gara, ovviamente poi è l'atteggiamento giusto, diciamo, quello che suggerisce il campo. La probabile assenza di Schiavon potrebbe servirti un assist sul possibile inserimento di questo sbaffo che probabilmente, insomma, ne può ricalcare anche i compiti tecnico-tattici, atteso che tutto sommato quelle caratteristiche, sebbene ci sia una diversità dal punto di vista strutturale, fisico-atletico, comunque potrebbe assicurarti quei compiti molto importanti che ti assicura normalmente Schiavone. Sì, naturalmente c'è l'assenza di Schiavon che pesa, anche se era in un momento non brillantissimo. Però abbiamo Zito che è entrato molto bene in gara sabato, è in pieno recupero, quindi sicuramente è un giocatore che conosco meglio sott'occhio da più tempo. Sbaffo è arrivato da poco, quindi non ha avuto ancora modo di poter entrare appieno nei meccanismi di squadra. Però è un giocatore che abbiamo voluto, un giocatore importante che credo che da qui al prosieguo del campionato ci darà una grande mano. No, a parte questa battuta, mister, come sta Castaldo? E poi ti volevo chiedere, è più difficile la partita, è stata più difficile dal punto di vista mentale la partita con il Latina, anche se si era deciso una vittoria così anche questa volta, ma comunque bisognava dimenticare Cittadella? Oppure questa, considerando che tu quando parli sempre delle aspettative, sai che questa squadra quando poi scatta la parola aspettativa tende un po' a non essere all'altezza? No, è difficile perché affrontiamo una squadra difficile, una squadra forte, ripeto, come ho detto prima, forte fisicamente, forte sotto l'aspetto proprio dell'intensità che dà la gara per tutti i 90 minuti, una squadra che non ti fa ragionare e che naturalmente davanti ha giocatori di grande spessore come Ciofani, come Lupoli, Carlini, gli esterni Paganini e Sodimo, insomma, giocatori di qualità, bravi nell'uno contro uno, grande fisicità con Ciofani che è bravo a tenere palla, a far salire la squadra, centrocampisti di buona qualità come Gori e San Marco, quindi ripeto, una squadra che ha dimostrato di essere tra le prime come noi dall'inizio del campionato. E ricordiamoci anche quanto sia stata dura la partita dell'andata, maschia, bella sotto l'aspetto dell'intensità, e quindi mi aspetto una partita sotto questo aspetto simile a quella dell'andata. Per quanto riguarda le aspettative, è normale che noi vogliamo continuare su un trend positivo. La squadra deve dimostrare di continuare ad azzerare e rimotivarsi e ripartire con il piglio giusto, sapendo che noi dobbiamo sempre uscire dal campo dando tutto e cercando di portare a casa comunque dei risultati positivi. Ripeto, Latina era una partita difficile sotto tanti aspetti. Siamo riusciti, pur non giocando, diciamo bene, tra virgolette, a mettere in campo quelle che sono le nostre caratteristiche che poi ci permettono di fare risultati importanti. Come sta Trovo?